Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dei falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci, dei loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi, così ogni albero buono produce frutti buoni, e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo può produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene via. Tagliato, gettato nel fuoco, e i loro frutti dunque voi li potete riconoscere. Parola del Signore. Nel Vangelo di oggi una regola di discernimento. Ci sono tante regole di discernimento. Il discernimento parla San Paolo ai Romani e in tante altre lettere. Il discernimento parla San Giovanni nelle sue lettere. Il discernimento parla Gesù. Cioè, così, quando si parla del discernimento, il discernimento giovanneo, il discernimento paolino e il discernimento evangelico. Quello evangelico è il più pratico. Mentre il discernimento sia paolino sia giovanneo si basa sulla profezia, sul contenuto, qui Gesù ci parla del discernimento sui profeti, cioè il discernimento sulla vita dei profeti. Per cui noi possiamo avere un discernimento sulla profezia presa in se stessa, e allora abbiamo le leggi paoline, le leggi giovannee. Possiamo avere invece il discernimento pratico sulla validità di una profezia guardando al profeta, alla vita del profeta. Il cosiddetto discernimento evangelico. Gesù dice: osservate la vita del profeta. Se la vita del profeta garantisce, bene, allora state sicuri perché l'albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. È vero che al limite si può dare una profezia, una tantum, anche che venga da una persona non raccomandabile, ma chi esercita un ministero, la migliore garanzia la dà con la propria vita. E così il discernimento evangelico che sta alla base di ogni discernimento pratico. Gesù ci dice di guardare l'albero. Guardate l'albero buono da frutti buoni.
Non tutti abbiamo la capacità di discernere un albero. Chi abita in città non può andare in campagna e dire questi albero di fico, questi albero di melo, questi albero di ciliegio, ossia che da ciliegie, che da fichi, che da mele, soltanto dal frutto lo può conoscere. Però chi è avvezzo alla campagna può già conoscere in anticipo qual è l'albero che dà fichi, qual è l'albero che dà mele, qual è l'albero che dà albicocche, qual è l'albero che dà pesche. A gennaio, quando la campagna è brulla, il contadino che se ne intende, quando non c'è nessuna foglia, nessun fiore, nessun frutto, anche che vai in un campo sconosciuto, dirà: questo è albero di pesco, questo è albero di albicocco. Questo è albero di susino, questo è albero di pero, perché dalla forma conosce già l'albero. Però chi non è avvezzo deve attendere un altro tempo. Se va a primavera, ecco, troverà gli alberi fioriti. Non è che i fiori indicano con sicurezza l'albero, così non tutti sono capaci di distinguere un albero fiorito di pesco da un albero fiorito di albicocco, da un albero fiorito di ciliegio, guardando soltanto il fiore. Però chi se ne intende dirà: questo è albero di ciliegio perché il fiore è così e così. Questo invece è albero di mandorlo perché il fiore è questo. Questo è albero di albicocco, questo è albero di susino perché il fiore dell'albicocco e del susino è leggermente differente, ma anche qui ci vuole un certo occhio. Quando invece siamo in estate, è più facile. E Gesù dice a tutti: si può anche non accorgersi dell'albero a gennaio, quando è brullo, ci si può anche accorgere se l'albero è questo o quello, è un albicocco, è un susino selvatico, è un piraino oppure un pero. Se si guarda soltanto il fiore, ma quando abbiamo il frutto, allora lì c'è la sicurezza, perché l'albero di fichi darà fichi, l'albero di rovo darà more, e se tu vedi le more, dirai: questo è rovo. Se vedi un grappolo di uva, dirai: questo è vite. Se vedi un albicocco appeso all'albero, questo è albero di albicocco. Se vedo un pesco, questi sono alberi di pesco. Così dice Gesù: tutti siamo in grado, almeno in questo terzo grado, di riconoscere dal frutto l'albero e dire con sicurezza: questo è albero. Albero di pesco, albero di melo. E può dire: questo è albero buono che dà frutti buoni, oppure questo è albero cattivo, un piraino per esempio, oppure un altro albero selvatico che dà frutti selvatici. E dei frutti che si conosce l'albero. Quali sono i frutti? Sono le opere, i fatti, perché con le parole,
gli atteggiamenti, noi possiamo anche nascondere la nostra identità, ma i fatti sono fatti, le opere sono opere e si vedono, si toccano, si mangiano. Così dice Gesù, state attenti ai frutti. In un aureo libretto, il primo libro scritto così da un discepolo degli Apostoli, al tempo degli Apostoli, è il primo libro non rivelato, da dire che Dottrine dei 12 Apostoli, scritte nel 95, diventa ancora San Giovanni. C'è la regola data dagli apostoli sul discernimento dei profeti. E si dice così, voi avete un profeta, allora c'erano i profeti che giravano, perché la Chiesa era fondata sugli apostoli e sui profeti. C'erano i profeti che passavano di chiesa in chiesa per evangelizzare, per profetare, portare la parola del Signore, insieme con gli evangelisti oppure con gli apostoli. Allora gli si danno le regole per conoscere il vero profeta dal falso profeta. E gli diceva, dite che osservate le opere. Se un profeta ama i primi posti, ama cioè di eccellere. Se soprattutto osservato che ami il denaro e vuole quattrini, state sicuri che sono segni negativi. Quello non è vero profeta, non accettatelo. Per cui la cristianità primitiva si premurava di sapere quali sono i veri o i falsi profeti. Ma già Gesù aveva dato le prime regole per discernere l'albero buono dall'albero cattivo, il buon profeta dal falso profeta. È necessario che noi discerniamo, perché il profeta ha un ruolo importante. Il falso profeta può condurre tutta una comunità fuori strada. I falsi profeti fecero tanto danno alla Chiesa primitiva, seminarono tanti errori e la Chiesa si dovette difendere prima che dagli eretici, dai falsi profeti. Anche noi dobbiamo essere accorti, accorti nell'accettare i profeti e accertarci della loro vita. Ossia, il vero profeta è un uomo di Dio, è un uomo che ama Dio, ama il prossimo, ama la comunità ed è un uomo di preghiera, umile. Sono i contrassegni del vero profeta. Chiediamo al Signore di avere il discernimento più che delle profezie dei profeti, perché sono quelli che ci guidano nel nostro cammino, soprattutto se il profeta esercita un influsso nella comunità, ha un ruolo importante nella comunità, osserviamo la vita in modo che possiamo discernere se quel ministero viene da Dio o non viene da Dio. Amen.